Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre saliva a Gerusalemme, Gesù prese in disparte i 12 e lungo la via disse loro: ecco, noi stiamo salendo a Gerusalemme, e il Figlio dell'uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti e agli scribi, che lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani, perché si è schernito e flagellato e crocifisso, ma il terzo giorno risusciterà. Allora gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse: che cosa vuoi? Gli rispose: di che questi miei figli siedano una alla tua destra e una alla tua sinistra nel tuo regno. Rispose Gesù: voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere? Gli dicono: sì, lo possiamo. Ed egli soggiunse: il mio calice lo berrete, però non sta a me concedere che vi sediate alla mia destra o alla mia sinistra, ma è per coloro per i quali è stato preparato dal Padre mio. Gli altri 10, udito questo, si sdegnarono con i 2 fratelli. Ma Gesù, chiamato da sé, disse: i capi delle nazioni, voi lo sapete, dominano su di esse e i grandi esercitano su di esse il potere. Non così dovrà essere tra voi, ma colui che vorrà diventare grande tra voi si farà vostro servo, e colui che vorrà essere il primo tra voi si farà vostro schiavo, appunto come il Figlio dell'uomo, che non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita di riscatto per molti. Parola del Signore. Di Gesù verso Gerusalemme. Gesù predice quello che gli faranno a Gerusalemme: non lo incoroneranno re, o se vogliamo lo faranno re sulla croce, sarà crocifisso. Ma che lui vada al possesso del regno lo accettano tutti, anche la madre di quei figli di Zebedeo, suo marito, Giacomo e Giovanni, professava questa fede nel regno, quando entrerai nel tuo regno. Ma non comprendeva, come spesso non comprendiamo neanche noi, di quale regno Gesù parlava. Il regno di Dio non è come il regno di questo mondo. Il regno di Dio è un altro regno, e il trono di questo regno è l'immolazione sulla croce, è là che viene incoronato il re Gesù, e sulla croce che è il suo trono, ed è di là che è detta la legge a quelli che lo riconoscono sovrano e Signore e si prostrano davanti a lui. Ma questo, come la madre dei 2 discepoli, non lo comprendiamo neanche noi. Quando parliamo di Gesù parliamo del re, del regno eterno, del regno di gloria. Sì, ci sarà il regno della gloria, ma in questo mondo il regno di Gesù è il regno della croce. E partecipare al suo regno significa partecipare alla sua sofferenza. Essere vicino a lui significa soffrire con lui ed essere rinnegati con lui. Ed è quello che noi non comprendiamo. Gesù alla madre dice, però parla ai figli, parla alla madre e parla ai figli: ma voi potete bere il calice che bevo? E se non comprende, sì, altro che il calice, possiamo fare tutto.
non comprendevano nulla. E Gesù, guardando al futuro, guardando a quei due discepoli con tenerezza che avrebbero dato la vita per lui, e proprio il primo a dare la vita era Giacomo, che fu precipitato, il primo a dare la vita. Prendete il calice che io bevo, però in quanto a sedere a destra o a sinistra, questo non appartiene a me, neanche a me, al Padre. Nessuno si può sedere in un luogo se il Padre non lo vuole. Neanche Gesù assegna i posti. È il Padre che assegna i posti, a destra, a sinistra. È il Padre che dà gli incarichi. Nessuno può prendere su un incarico. È il Padre. Perché ogni autorità viene da Dio Padre. Pertanto i posti vengono assegnati dal Padre. Quando Gesù scelse i 12 apostoli, sudò tutta una notte, scelse coloro che il Padre nello Spirito Santo gli aveva indicato. Non li scelse lui, li scelse nello Spirito Santo, secondo i disegni del Padre. Scelse fra questi Giuda, Gesù lo sapeva come sarebbe andato a finire, ma il Padre gli aveva assegnato come apostolo e vescovo Giuda. Lo accettò. Accettò gente di eterogenea, che non si poteva vedere tra di loro. Erano tutti diversi. C'erano i pescatori, c'erano i pubblicani, c'erano i zeloti, c'erano erodiani, un po' di tutta la società scelse, in prevalenza pescatori, ma non tutti pescatori. Dovevano trovare unità in lui, e finché non cese lo Spirito, tra di loro non c'era unità. Tant'è vero che qui si azzuffano. Quando orecchiando e sbirciando con gli occhi assistono a quella scena, tutti cominciano a dire: ehi, come finisce qua? E ognuno vantava i diritti, Pietro, dicendo io, qui. Poi una volta mi ha detto, e mi aveva messo a capo, chi sono questi due che mettono avanti la propria madre, e gli altri, ognuno vantava i propri diritti. E Gesù dice ad Agio: non ne capite nulla, non capite niente. In questo mondo sì, i capi dominano, governano, hanno dei sudditi, ma tra di voi non è così. Qui c'è la piramide rovesciata. Coloro che stanno in alto sono i sudditi. Coloro che stanno in basso sono coloro che governano, servendo. E quello che proprio sta in basso, all'apice della piramide rovesciata, che porta tutti e serve tutti, è il servo dei servi di Dio, come si chiama il Papa. Perché il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire, e sta sotto. Per cui Gesù rovescia la piramide sociale. Tante volte noi fabbrichiamo così
alla maniera umana, mentre dovremmo fabbricare alla maniera divina. Vuole il Signore, tra voi non può essere così, non è così. Ma il primo sia l'ultimo, sia il servo di tutti. Chiediamo al Signore di comprendere questo, di comprendere che dobbiamo servirci gli uni gli altri, ma chi ha qualche responsabilità sugli altri deve essere il servo degli altri. Cioè gli altri comandano e lui deve obbedire, gli altri sono seduti e lui deve servire. Finché non comprendiamo questo, non possiamo entrare nella mentalità del regno di Dio. E abbiamo bisogno dello Spirito Santo perché ci faccia comprendere la legge del regno. Ti chiediamo, Signore, di comprendere questa legge e di correre tutti all'ingiù, tutti all'ingiù, perché questa è la legge tua, come dice l'Apostolo, essere sottomessi gli uni agli altri, perché si adempia la legge di Cristo. Se noi tutti facessimo questa corsa, a sottometterci gli uni agli altri, una corsa, io devo correre per sottomettermi a tutto, questo, quello, quell'altro, quell'altro, allora le cose sarebbero diverse. Invece noi non facciamo così, non facciamo la corsa all'ingiù, ma all'insù. Qui ci sto io, qui governo io, qui si fa come faccio io, qui sono al servizio io, qui comando io. Questo è non aver capito nulla, questo è non appartenere al regno di Cristo. Nel regno di Cristo non si comanda, si serve. E si serve sottomettendoci agli altri, stando in ginocchio davanti agli altri, non stando nel mezzo e ordinando, no, si serve, perché questa è la legge del Signore. Chiediamo al Signore di comprendere questo e di acquisire questa mentalità nuova, che è la mentalità del regno. Amen.